E siamo con Davide De Masi, responsabile area scouting della Mappa Sports Agency. Benvenuto. Buongiorno a voi. Ecco, so che c'è un importante evento in arrivo, di cosa si tratta? Insieme ad Automobile Club Cuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo, il 23 novembre 2024, presso il Teatro Don Bosco, alle ore 20:30, organizziamo questo spettacolo contro la violenza sulle donne, che è la sua seconda edizione. Lo scorso anno si è tenuto a Torino, quest'anno appunto lo terremo presso la città di Cuneo e credo che sia un evento molto importante in relazione a quella che è la tematica che verrà trattata, che è appunto la lotta alla violenza contro le donne, che purtroppo è sempre più una piaga sociale, sempre più, diciamo, di dominio, purtroppo di dominio pubblico. Il tema verrà, diciamo, trattato da un punto di vista criminologico, quindi con la presenza di criminologi e antropologi forensi, la presenza di psicologi e avvocati esperti in diritto, appunto, in difesa delle donne. E poi ci saranno momenti di riflessione, monologhi da parte di, per esempio, Manuela Carriero, che è una opinionista televisiva, nonché partecipante anche a programmi televisivi come Uomini e Donne, Temptation Island. Ci saranno diversi momenti anche musicali, in particolar modo la presenza di Ivan Cattaneo, importante comunque cantautore, e di un duo acustico della provincia di Cuneo. Ci sarà la sezione di ginnastica ritmica ISEF di Torino, che ci delizierà con quattro diverse coreografie del loro gruppo di agonismo. Sarà presente la Freedom FC, quindi la società di calcio femminile cuneese che milita in Serie B, proprio perché appunto uno dei punti fondamentali è proprio in relazione anche alla lotta alla discriminazione di genere, soprattutto in ambito sportivo. Sarà Anastasia Bagaglini, che è campionessa mondiale di freestyle, nonché Simona Sodini, influencer sportiva ed ex calciatrice, come dire, celeberrima della nazionale italiana. Giornalisti sportivi come Sandro Sabatini di Mediaset, Giada Giacalone di Sport Italia, e poi la presenza, come dicevo prima, appunto di psicologi e antropologi, e la serata verrà condotta da Simona Sorbara, speaker di Radio Italia 1. Quale sarebbe l'obiettivo di questo evento? Ma sicuramente l'obiettivo è cercare di sensibilizzare all'opinione pubblica e soprattutto cercare di educare ad un corretto modo di amare e di esternare i propri sentimenti. Come dicevo prima, è fondamentale essere uniti e cercare di fare tanto rumore, perché il titolo dell'evento è Mai più non sono solo parole, e l'obiettivo che abbiamo è quello di far sì che le parole mai e più non siano effettivamente soltanto solo parole. E noi ringraziamo Davide De Masi, responsabile area scouting della Mappa Sports Agency. Grazie e buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi.